Vittoria numero 20 stagionale per la Castellana Udas, non c'è più nessuno che possa fermarla. Nella nona di ritorno della Serie C Silver, i biancazzurri, allenati da Gigi Marinelli, storicamente con la febbre a 39 in panchina, battono anche il basket Ceglie per 70-63. La gara comincia con gli ospiti a essere più incisivi sul piano dell'attacco ed in difesa. Di ciò soffre la formazione di casa che già a fine primo quarto è sotto di 11 punti, 11-22. Si cambia registro all'inizio del secondo quarto, con Capitan 13 che ne ammette a segno 6 di punti con l'aiuto di Leo, effettua l'operazione sorpasso. Nonostante il duo ceglie Jones Slade rimane sul pezzo con un distacco all'intervallo di soli 5 punti, 30-35. Nel secondo tempo la Castellana Udas vola più 10 ed i vari cannibali vanno al referto, compreso il neo acquisto Cota, per lui una tripla e 2 punti dalla lunetta. Ultimo quarto senza troppo patire, anche se Ceglie cerca di riavvicinarsi arrivando fino a meno 6. A sbarrare definitivamente la strada, Lillo Leo per il 70-63 finale. Prossimo impegno, turno infrasettimanale di campionato con il recupero della partita con Altamura, non disputata per il maltempo. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cirignola, Foggia. Vito Metterangelis, forse l'esperto di basket più pensante della Castellana Udas. Vado, che onore. Allora, Vito, dimmi un po', questa partita, qual è il tuo pensiero, il tuo punto di vista? È stata una bella partita, perché Ceglie non è per caso terza in graduatoria e sono venuti qua preparati molto bene, hanno una squadra molto forte. Hanno cambiato Nelson Ododa con Sledge, che è un giocatore mica male, per prestanza atletica, è un centro tipico centroamericano, un po' come il nostro Sims. È una squadra molto ben collaudata, ha tantissime esperienze in Damiano Paggiano, in Argentiero, in De Angelis, eccetera, che sono molto giovani. Damiano non lo è più e quando verrà questa intervista probabilmente mi dirà le parolacce, però è una gran bella squadra. Noi chiaramente adesso abbiamo un po' sopperito i problemini che venivano fuori per la stanchezza di Gianni Romano, pare tenersi la carretta sulle spalle per tutti i 40 minuti con l'acquisto di Francesco Cota. Francesco ha fatto una gara tutto sommato buona, non siamo nel miglior momento di forma, esattamente c'è probabilmente anche un po' di stanchezza a questo punto della stagione, però ci sarà da fare ancora un altro paio di settimane al galoppo e poi forse potremo addirittura staccare la spina e andare a prendere fiato e allenarci e prepararci a un futuro che chissà che cosa ci riserverà. Senti Vippo, quanto potrebbero essere determinanti le prossime due partite, quelle di settimanale di giovedì e poi quella di domenica? Senti Mimmo, ormai abbiamo, mancano 7 partite alla fine, esatto. Dovremmo perderne 4 su 7 per rimetterci il primo posto in graduatoria. È tutto possibile nel basket, però io la vedo dura perderne 4. Peraltro con queste, alcune di queste squadre sono evidentemente in, non voglio dire in disarmo, ma ormai i loro obiettivi non li hanno più raggiunti, quindi sono un attimino alle prese come al solito con i conti di gestione, quindi non credo che saranno tutte quante partite, ce n'è ancora qualcuna da fare, qualcuna un po' più dura, ma credo che quella di oggi sia stata l'ultimo scoglio serio, l'ultimo scoglio vero. Poi naturalmente lo sai meglio di me, certo. Si può riservare sempre tutto. L'Olimpica Basket affronta domenica per la nona di ritorno della Serie C Silver una sfida in trasferta a Bari contro l'Adria, ultima in classifica. Un ostacolo all'apparenza facile, ma da non sottovalutare, considerando la sconfitta dell'andata e che sono in palio importanti punti salvezza. La prestazione vincente contro Francavilla in casa ha ampiamente dimostrato la voglia degli Ofantini di centrare l'obiettivo. Uno dei giocatori di punta, Davide Boiardi, al nostro telegiornale dice: è una sfida importante da non sottovalutare nella maniera più assoluta. L'Adria, nonostante abbia perso giocatori di punta, se la gioca fino all'ultimo pallone. Contro Francavilla abbiamo dimostrato il nostro valore portando a casa la vittoria. Riusciremo a toglierci presto dalla zona pericolo. Arbitri dell'incontro alle 18:30 al Pala Valestrazzi, la coppia barese Ranieri Ceo. Mimmo Siena, speciale news.
Una vittoria ed una sconfitta, questo il bilancio del sabato per le formazioni di volley Ofantina. Se riscatto doveva essere, lo è stato e con i dovuti interessi. La pallavolo Cerignola si riscatta a pieno e torna dalla trasferta contro il Cuti Volley per la seconda di ritorno della Serie C femminile, vincente per 3-1. Capitan Tortora, autentica trascinatrice insieme a Casalino, Gagliardi ed Albanese. Della forte vendetta fucsia dopo l'inopinata sconfitta interna contro Altamura di una settimana fa. Il match è stato intenso, le padroni di casa solo nel terzo set riaprono il confronto 25-22, ma il crollo nella quarta frazione certifica il successo della capolista 25-20, 25-23, 25-10, che ritrova sorriso e gioco spento solo una settimana prima. Ancora una sconfitta per la Libera Virtus. Le ragazze allenate da Salvatore Albanese nella seconda di ritorno della Serie B femminile cadono al quinto set contro una BVG Bari sicuramente all'altezza del confronto e che ha tenuto testa sino alla fine alle virtusine, con maggior cinismo nei momenti che contano. Le virtusine, dopo aver avuto il doppio vantaggio 25-23, hanno subito prepotente il ritorno delle padroni di casa, che ci hanno creduto sino in fondo e resuscitate nel momento più importante, specialmente nelle ultime fasi di gioco, vinte 25-20, 25-23. Per poi vincere ai vantaggi 18-16. Un KO che sicuramente beneficia Manfredonia al secondo posto in classifica, vincente 3-0 in casa contro Latina. Mimmo Siena, Speciale News. Sesta giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale pugliese con l'impegnativa sfida in interna alle 15 alla Monterisi per la capolista Audace Cerignola contro il Casarano, autentica rivelazione del torneo. Dopo il recupero della partita valida per la seconda giornata di ritorno e il pareggio beffa al 90° ad opera della Vigortrani, per il gialloblu arriva un mese particolarmente importante, cercando di recuperare soprattutto sulla qualità del gioco. Casarano è un osso duro, attualmente quarta in classifica con 39 punti, 11 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte ed è l'autentica rivelazione del campionato. Insieme all'Audace sono imbattuti in casa. Giovedì scorso nel turno infrasettimanale sono stati bloccati sullo 0-0 dal Bisceglie. Per quanto riguarda le ultime sulla formazione, mancherà per squalifica Morra un'assenza di rilievo e la sua sostituzione è candidata Farina. Lo stesso tecnico mette in evidenza che la dogana sarà il sostituto di Morra. In difesa torna a Cappellari con la novità di Belluccio che può rappresentare un'alternativa importante. Mimmo Siena, Speciale News. La quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A propone una valida alternativa alla Juventus per quanto riguarda la lotta a scudetto. Nell'anticipo delle 20:45 di sabato al Dall'Ara, il Napoli ha battuto il Bologna con un tennistico 7-1, grazie alla tripletta di Mertens ed Amsic, intervallata dal gol di Insigne e il gol della bandiera pelsinia con Torosidis. Napolista Juventus che sarà impegnata domenica nel posticipo delle 20:45 contro l'Inter, in una sfida che potrebbe essere fondamentale per i futuri risvolti del campionato. L'attesa è anche per la zona Europa, in cui sono protagoniste Milan e Lazio. I rossoneri di Montella ospitano a San Siro la Sampdoria, mentre i biancocelesti sono in trasferta contro il Pescara, ultimo in classifica. Ma non mancheranno ovviamente anche motivi di interesse per le altre sfide, in cui la salvezza è prioritaria, in Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Palermo Crotone. La giornata di campionato si concluderà martedì prossimo con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina. Mimmo Siena, Speciale News.